salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio. Bentornati. Dopo mesi di trattative e dialoghi scende in campo il candidato di Forza Italia e della Lega, Francesco Cascio. Benvenuto. Ciao, grazie, grazie per l'invito. Come stai? Bene, bene. Ho avuto momenti migliori, però va bene anche così. Perché dici così? È perché quando si entra in campagna elettorale, diciamo, no, è un periodo particolarmente frizzante, particolarmente eccitante. Sì. È stressante, ovviamente. Da pochissimo c'è stata la conferenza stampa di ufficializzazione, si vociferava già da tempo della tua candidatura, ma è arrivato un po' tardiva in realtà. Rappresenta una sintesi? Ancora no, perché sappiamo che la destra è frastagliata, ancora lo stesso Silvio Berlusconi ha chiesto una sintesi, un incontro tra i vertici che però ancora non ha avuto luogo. Sì, diciamo, siamo in una fase in cui la sintesi deve ancora avvenire. In questo momento sono quattro candidati che provengono da un'area politica che fa riferimento al centrodestra ampio. C'è ancora, diciamo, tempo per trovare una sintesi. Io intanto ho sciolto le riserve che appartenevano non certo a una mancanza di convinzione, ma al rispetto di una sentenza che ho atteso, che è stata formalizzata venerdì mattina. Quindi ho aspettato l'esito di quella sentenza, in cui sono stato assolto ovviamente con formula piena, per poter ufficializzare questa posizione. Quindi oggi sono in campo, rappresento una coalizione che in questo momento vede Forza Italia, prima l'Italia, che sarebbe, diciamo, la lista civica che fa riferimento alla Lega, noi con l'Italia, Coraggio Italia, che è il partito di cui è presidente, è un, diciamo, un movimento civico trasversale che fa riferimento al sindaco di Venezia, Brugnaro. Da questo partiamo, e su questa alleanza intendiamo ovviamente aggregare quante più forze possibile del centrodestra. Detta così sembrerebbe ampia, ma mancano dei pezzi da 90. Per esempio Fratelli d'Italia, c'è una sorta di braccio di ferro anche in vista delle prossime regionali. Chissà se si riuscirà a operare una sintesi anche con loro. Guarda, io ovviamente sono spettatore di questa, diciamo, di questa vicenda, capisci bene che sono... Non posso essere attore protagonista perché non ho incarichi di partito, io sono fuori dalla politica da tanti anni ormai, quindi mi ritrovo a fare questa battaglia per la mia città. Quando ho fatto politica ho militato in Forza Italia, la questione delle alleanze attiene alla sfera di responsabilità dei segretari di partito, per cui, diciamo, io posso ovviamente auspicare una sintesi, cioè io posso dire soltanto che con gli amici di Fratelli d'Italia abbiamo condiviso battaglie per tanti anni, adesso in questo momento governiamo insieme 8 regioni e centinaia di comuni in Italia, per cui, diciamo, non avere Fratelli d'Italia con me sarebbe una cosa innaturale e fuori dalla logica politica di questi giorni, di questi anni. In questo scenario cos'è successo? Facciamo qualche nome. Gaetano Armao, che si era ha espresso il desiderio di candidarsi al Consiglio Comunale, a quanto pare ha ritirato la sua candidatura proprio per questo motivo, cioè la destra presenta delle spaccature e quindi in vista di una riunificazione della destra e lui decide di aspettare. E poi abbiamo visto Scoma, che è stato qua anche ospite, Francesco Scoma, che ha rifiutato l'incarico di vice sindaco che era collegato alla sua candidatura a sindaco, vista l'intesa che c'è stata tra Forza Italia e Lega. Sì, la domanda qual è? La domanda qual è? Sì, no, prendo. No, no, un commento. Ah, un commento. Non deve essere per forza un'interrogazione. Ah, no, no, non capisco la domanda. Sì, Scoma, sì, ne sono, diciamo, onestamente non lo so, perché poi la telefonata tra lui e il segretario regionale del suo partito l'hanno avuta loro due, io non ero collegato in quel momento, per cui sarebbe più, forse più opportuno e utile chiederlo a loro.
Io credo che il segretario regionale del partito, prima di comunicare l'intenzione appunto di affiancarmi Scoma come vice sindaco, avesse concordato con Scoma questo incarico. Se così non è stato, diciamo, evidentemente è un problema tra di loro, non si sono compresi. Io ovviamente ho dato disponibilità ad essere affiancato un uomo della Lega, ma chiaramente non posso scegliere a casa della Lega o di Prima l'Italia, come si chiama, chi è il mio compagno di viaggio. Sembrava fosse Scoma e invece sarà l'assessore regionale Samonà. Va bene, insomma. Ok, va bene. Per me va bene uguale. Allora, tornando al format che già conoscete, il candidato sindaco si confronta con gli studenti delle scuole, degli istituti e licei palermitani. Quindi ho il piacere di presentarvi delle new entry. Rosalia Armetta del liceo Ninni Cassarà di Palermo, benvenuta. Grazie, salve a tutti. E Valentina Currieri, sempre del liceo Ninni Cassarà. Salve, benvenuti. Grazie. Benvenuta. È una vecchia conoscenza invece che è Giuliano VII del liceo Galileo Galilei. Buonasera Alice, rappresentante di istituto. Sempre un piacere essere qua. E fai un po' da apripista alle ragazze che sono entrate da poco nel progetto. E comunque dico, il progetto è aperto a tutti gli studenti, per cui siamo ancora in tempo per candidarci, se così si può dire. Vediamo un po', chi vuole cominciare a fare qualche domanda al candidato sindaco Francesco Cascio? Vediamo. Rosalia, sì. Sì, vuoi cominciare tu? Sì, allora, uno dei problemi di Palermo è appunto l'amministrazione. Infatti possiamo vedere che nelle strade non ci sono, le strade non sono, sono mal ridotte, vi sono le buche, ma anche i marciapiedi, oltre a questo anche i cimiteri in cui le salme non trovano posti per essere sepolte. Insomma, un complesso di problemi che appunto mettono a disagio il cittadino e proprio la città di Palermo. Lei come intende risolvere questa condizione, questi disagi? Ma intanto, diciamo, tu hai elencato alcuni problemi, i problemi ce ne sono purtroppo tanti altri. Diciamo. Questo è uno dei motivi per cui sono in campo, ho deciso di tornare a fare politica dopo tanti anni di impegno civile. Io sono convinto che questa città negli ultimi anni sia stata abbandonata dall'amministrazione, perché non c'è settore di questa città che non è in questo momento in stato di crisi. Le strade, i marciapiedi, la raccolta dei rifiuti, ma potrei continuare: l'illuminazione, i parchi, il verde, la mobilità sostenibile, le infrastrutture, il traffico. Cioè, il deterioramento della macchina amministrativa, la burocrazia, il corpo dei vigili urbani, ce ne sono un'infinità di questioni. Tutto parte dal principio, diciamo, originario, e cioè che questa città in questi ultimi anni ha vissuto in stato di totale abbandono. Leo Luca Orlando ha un merito storico che nessuno può disconoscere, il fatto che abbia in qualche modo contribuito in maniera determinante a far cambiare la mentalità dei palermitani, rifiutando qualunque tipo di compromissione col malaffare e con la mafia. E questo è un merito storico che non possiamo non riconoscere a Orlando, ma Orlando ha anche una grande colpa contemporaneamente, quello di essersi, diciamo, di non essersi accorto che il suo tempo era finito. C'è un tempo per tutto e c'è un tempo per tutti. Il sindaco è un lavoro complicato, impegnativo, fisicamente impegnativo, innovativo, perché ci vogliono soluzioni nuove per molti problemi. Orlando negli ultimi anni questa carica non l'ha avuta, soprattutto l'ultimo quinquennio, cioè l'ultimo mandato, quando è stato rieletto, Orlando ha completamente deposto le armi, e questo è un grande errore di Orlando. E il secondo errore che ha commesso è stato quello di essere, o meglio, di ritenere di essere uomo solo al comando. Questa città non ha bisogno di un sindaco che risolve i problemi da solo. Questa città ha bisogno di una squadra che sia composta da un sindaco, di 12 assessori e di 40 consigli comunali che remino all'unisono, supportati dai partiti politici che sostengono l'attuazione di governo. Orlando questa città l'ha abbandonata negli ultimi anni e non ha consentito a nessuno di amministrarla al suo posto. Non ha delegato gli assessori alla risoluzione dei problemi, non ha cercato aiuto nei partiti. Io ricordo recentemente, credo un anno e mezzo fa, in un momento già di altissima crisi della realtà politica palermitana, Orlando, in uno dei tanti rimpasti che ha fatto, se avesse avuto veramente a cuore questa città, avrebbe dovuto chiedere
e appellarsi ai partiti in consiglio comunale per farsi affiancare, facendo una giunta di salute pubblica, una giunta dove tutti i partiti presenti in consiglio comunale fossero presenti e partecipi, per cercare aiuto all'esterno, cercare aiuto alla regione, per cercare aiuto a livello nazionale, perché i problemi di Palermo peraltro nel tempo si sono incancreniti, per cui ormai hanno raggiunto livelli di straordinarietà, non più di ordinarietà. Quindi aveva bisogno di essere aiutato dalla politica. Lui questa richiesta di aiuto non l'ha esercitata, si è sempre più isolato, rimanendo da solo, ritenendo che probabilmente chi dovesse arrivare dopo di lui, poi in qualche modo trovando un'amministrazione fallimentare, fallita come la troverà il prossimo sindaco, probabilmente avrebbe deposto le armi. Questo è stato un grave errore di Orlando che ci ha portato alla situazione in cui siamo adesso, per cui le città di Palermo, no, io cammino con la moto, giro con la moto, tra l'altro è una moto anche grossa, di quelle diciamo quasi fuori strada, è un, non so come si chiama questa moto, come si chiama la moto che ho io, il GS 1002, com'è? Come si chiama? Ma perché dovrebbe saperlo Giuliano? Perché lui è giovane, no? Si ricorda, questa moto insomma che gestiscono anche le buche. Io rischio giornalmente la vita perché rischio di cadere nei crateri, non sono più buchi, sono crateri. Insieme con lo scooter, dottore. Molto bene, volevo dire esattamente quello. Cioè con lo scooter è rischiosissimo, ma lo rischio anch'io che cammino con la moto enduro, quindi che è molto più protettivo con le ruote grandi. Esatto. La città di Palermo è una gruviera, cioè sembra Kabul dopo i bombardamenti e non è possibile. Perché è successo questo? Perché si è pensato, sulla base di un pregiudizio ideologico, che tutta la gestione dei servizi a rete della città di Palermo dovesse essere affidata al comune, cioè al pubblico. Questa cosa che tutto deve essere gestito dal comune, cioè dalla pubblica amministrazione, è sbagliata, è un retaggio ancora del post-ideologico della prima giunta di Orlando degli anni Ottanta. Post-ideologico? Assolutamente sì. Cosa suggerisce quindi? Che io suggerisco che bisogna affidare, cominciare a guardare tutti i servizi della città e cominciare a guardare ai privati, perché nelle città dove le cose funzionano perché sono gestiti o da pubbliche amministrazioni efficientissime, e non è il caso di Palermo, o da privati. Si facciano le gare, si affidino i servizi pubblici alle imprese private, le imprese private lavorano, producono utili, assumono gente e gestiscono molto meglio di come può gestire un'impresa pubblica, cioè il comune o nel caso delle strade per esempio la RAP. E non mi si dica che dietro gli appalti si nasconde la mafia e la corruzione, perché viene a ridere, perché se fosse così si fermerebbe il mondo. Non è così. Vabbè, ma non è che è scontato, non è detto. Infatti, dipende chi ma fa siccome le gare, nel passato è stato detto gli appalti bisogna chiuderli perché dietro gli appalti c'è la corruzione e la mafia, ma purtroppo la mafia e la corruzione sono da altre parti, e non poi certamente non si può qui. Generalizzare su questo sono bisogna avere la nostra intellettuale di ricominciare a ragionare, a discutere e affidare i servizi ai privati, alle imprese private, costano meno, fanno lavorare le persone, assumono e funzionano meglio. Questo per quanto riguarda le strade, ma lo stesso discorso potrei farlo per l'illuminazione pubblica, per l'area urbana, per la gestione del parco, dei parchi, del verde pubblico, cioè aprire alle imprese. Quella è la soluzione per poter svoltare in questa città. Quindi fil rouge è la privatizzazione. Sicuramente abbattere questo pregiudizio ideologico. I privati devono collaborare con la pubblica amministrazione. Ok. Giuliano. Quindi, oltre a dare anche più lavoro alle partecipate, ovviamente secondo me c'è da prendere un altro argomento, quello delle municipalizzate. Durante il corso delle puntate noi comunque abbiamo visto che i candidati di qualsiasi orientamento politico avevano questo bisogno delle municipalizzate, perché comunque noi sappiamo che a Palermo, essendo comunque una città grande, il potere resta alla sede centrale del comune. Perché non dare anche più potere alle circoscrizioni in modo tale da riuscire a intervenire immediatamente? Lei che cosa ne pensa? Assolutamente d'accordo. Io ricordo quando voi ancora non eravate nati, anni fa Palermo era divisa in 25 quartieri, quindi c'erano 25 piccole municipalità. Dopo la riforma degli enti locali alcuni anni fa, una quindicina di anni fa, queste 25 municipalità sono state raggruppate in 8 circoscrizioni. Oggi a Palermo abbiamo 8 circoscrizioni che sono 8 piccoli municipi di fatto, perché Palermo ha più di 600.000 abitanti, se dividi per 8 insomma sono circa 80.000 abitanti per ogni circoscrizione mediamente. Sono città della grandezza
per capirci, di Trapani, di Mazara, cioè, parliamo di 8 città che fanno parte della città di Palermo. Allora, a queste 8 circoscrizioni, che sono dotate anche di un consiglio di circoscrizione che elegge un presidente e un mini consiglio composto da 9 consiglieri, a cui sono al momento già attribuite alcune funzioni, perché già alcune funzioni sono delegate alle circoscrizioni, a queste piccole municipalità. Bisogna trasferire ulteriori funzioni, per esempio nel campo della raccolta urbana, nel campo della tutela, della manutenzione del verde pubblico, non soltanto per quanto riguarda per esempio l'anagrafe e i servizi di stato civile, ma anche per quanto riguarda i servizi a rete, l'illuminazione pubblica, la raccolta dell'immondizia, la manutenzione delle strade, la gestione del verde. Addirittura io penso a una cosa in più, che queste 8, dico, ne sto parlando in maniera assolutamente, non mi sento interrogato, mi sento, diciamo, di far parte di una discussione con dei ragazzi che forse possono anche darmi degli spunti, perché poi bravo, io ho cominciato ieri questa mia campagna elettorale, per cui diciamo credo di poter essere ancora permeabile agli spunti che vengono soprattutto dai ragazzi. Io pensavo poco fa in macchina che queste 8 circoscrizioni, per esempio, no, a cui devono essere delegate delle funzioni, possono una volta all'anno fare una sorta di premio, cioè l'amministrazione organizza una sorta di premio che mette in competizione le 8 circoscrizioni per chi gestisce meglio il verde pubblico. Faccio un esempio, no? Chi è stato più bravo, Brancaccio o Libertà Politeama? Cioè una sorta di meccanismo competitivo, ovviamente bonario, gioioso, positivo, che metta in tra virgolette in competizione. Sì, in contrapposizione, in competizione. Brava, competizione. Esattamente la parola giusta. In competizione le circoscrizioni dotate di strumenti efficaci per poter risolvere le questioni tra di loro, e una volta l'anno fare premiare il quartiere, la circoscrizione più virtuosa, per esempio, per la raccolta dei rifiuti, la circoscrizione più virtuosa per quanto riguarda, per esempio, la gestione degli spazi verdi, la circoscrizione più virtuosa per il rispetto della rete urbana. La rete urbana è una cosa, cioè la rete urbana significa, ragazzi, le aiole, le piantine, la panchina, il cestino dell'immondizia, dove a Palermo mediamente le cose resistono 24 ore, ma è normale? Ma quale amministrazione può mettere cuore e risorse per gestire la rete urbana se dopo 24 ore, 48 ore i palermitani le devastano o se le rubano? Cioè, dare anche ai privati. Anche, ad esempio, assolutamente dare sì, fare gestire verde, i cambi pubblicità. Assolutamente sì, ma sono tutte cose che con questa attuale amministrazione sbattono contro muri, perché questa amministrazione è nemica delle imprese, è nemica dei cittadini. Se tu parli con gli attuali amministratori locali e spieghi che probabilmente con la gestione data ai privati le cose funzionano meglio e costano meno, ti rimbalzano automaticamente, perché il privato è un nemico di questa amministrazione. Una curiosità, la giunta Cammarata valorizzava pure questo concetto, perché diciamo che c'è stata questa parentesi di destra rispetto all'orlandismo più di sinistra. Non mi ricordo sinceramente, è una cosa talmente lontana nel tempo, sicuramente ovviamente Cammarata, la giunta Cammarata, essendo una giunta di centrodestra, non aveva nessun pregiudizio nei confronti del privato, questo è certo. Idealmente sì. Io ricordo che negli anni di Cammarata abbiamo riscoperto tutta la parte del mare, del foritalico, della cala, tutte queste cose che per anni e anni erano state sepolte da macerie quindi diciamo sicuramente da questo punto di vista non c'era nessun tipo di pregiudizio. Poi come tutte le amministrazioni ovviamente alcune cose sono state fatte, altre cose sono rimaste sulla carta, ma insomma non c'è mai, diciamo, l'optimum, ma sicuramente non c'è mai stato un pregiudizio ideologico rispetto a che i privati possano partecipare alla vita dell'amministrazione pubblica, questo è certo. Giuliano, sei d'accordo con la risposta? Secondo te potrebbe essere una bella idea? Secondo me sì. Sì, questa sì, di mettere in gara, diciamo, le circoscrizioni. È veramente la soluzione al problema, perché il comune in una città così grande, perché Palermo è un hinterland, non può occuparsi realmente di intervenire nel problema, nell'immediato. Perché qua si tratta di intervenire nell'immediato. Cioè dei dettagli anche della stradina, del quartiere. Soltanto la circoscrizione, il consigliere di circoscrizione, il presidente poi che raggruppa tutti i consiglieri, perché comunque dobbiamo pensare che ci sono circoscrizioni molto grandi. Ad esempio la Sesta comprende il CEP, Cruillas, ma comprende anche Viale Strasburgo, che sono anche all'interno della stessa circoscrizione due realtà ben diverse.
E basti pensare anche che all'interno della stessa zona Strasburgo c'è la Viale Strasburgo Alta, in cui non c'è la raccolta differenziata, e Viale Strasburgo Bassa, in cui c'è la raccolta. E questo comunque questa è un'assurdità. Un paradosso, mamma un'assurdità. Mamma mia, quale tasto stai toccando? Questo non si capisce, sì, perché non si capisce il perché. Palermo c'è la raccolta differenziata, nella mia zona c'è, in altre no, ma non perché a me fa fatica fare la raccolta differenziata. No, no, ma perché? Anzi, io la voglio esatto. fare, assolutamente, ma dovremmo farla tutti e questo ma Palermo è indietrissimo, ma per il bene, diciamo, raccolta della nostro pianeta, eh? Palermo è indietrissimo comunque con la raccolta differenziata rispetto alle altre città, e anche do intervenire sull'ecologia, perché comunque noi sappiamo che all'interno dell'agenda 2030 l'ecologia, diciamo, è il punto centrale. Palermo non se ne sta occupando completamente. Sì, anche infatti Valentina, domanda, forza. Allora sì, appunto essendo una giovane studentessa con ambizioni molto più grandi di quelle che potrei avere a Palermo, allora è brutto da dire, però un futuro a Palermo, livello studi, livello per poi trovare uno sblocco lavorativo, viene un po' più complicato, viene un po' più complicato rispetto ad andare fuori e avere più sblocchi. Ora io da giovane chiedo perché dovrei restare a Palermo. Cosa lei può cambiare a Palermo per farmi stare? Per farti rimanere? Per farmi rimanere, per avere un futuro migliore, un'amministrazione che funziona meglio, un andamento più fluido delle faccende normali che quotidiane di base si farebbero in 5 minuti, che a Palermo ci perdi 4 giorni. È meglio non uscire di casa. Assolutamente. Passa la voglia, va. Hai ragione. Sì, purtroppo quello che può fare un sindaco è certamente rendere un'amministrazione più trasparente e più funzionale agli interessi della collettività. Certo, la tua domanda è una domanda da un milione di punti, nel senso che anch'io ho due figli della tua età, un poco più grandi di te, per cui diciamo la stessa domanda la faccio io per i miei figli che vogliono andare fuori. Quello che può fare un'amministrazione comunale è certamente rendere i servizi efficienti, e quindi fare in modo che il trasporto pubblico funzioni, che i servizi anagrafici funzionino, che ci siano spazi in cui i giovani possano anche divertirsi, soprattutto anche dopo 2 anni. Palermo non c'è niente di tutto questo. Oltre al fattore del divertimento c'è anche il fattore dello studio. Sono pochissimi gli ambiti silenziosi, belli, parchi dove posso andare a studiare, anzi invece mi ritrovo a casa con il rumore del traffico, con i clacson, a stressarmi la vita per studiare. Diciamo, l'amministrazione comunale può fare tutto quello che è nelle funzioni proprie dell'amministrazione comunale, cioè rende la città vivibile a misura d'uomo e a misura di studente, intervenendo quanto più possibile in quelle che sono le sue competenze. Faccio un esempio: tu hai parlato di un parco dove andare a studiare, come Hyde Park per esempio negli Stati Uniti, a Londra, o a Central Park a New York. Noi abbiamo la Favorita, che è un parco urbano forse tra i più belli e più grandi del mondo. Ma in che condizioni è la Favorita adesso? Io per esempio una delle cose che farò quando diventerò sindaco è chiudere la Favorita. Non l'ho ancora detto mai perché il mio programma è in fase di elaborazione, ma state tranquilli che se dovessi diventare sindaco di questa città, uno dei primi provvedimenti che farò è chiudere Palermo, studiando una mobilità alternativa, evidente, perché non si può isolare completamente Mondello o comunque chiudere di punto in bianco la Favorita, ma certamente la chiusura totale o parziale della Favorita rientra tra quelli che sono i miei impegni di governo. Dopodiché la questione che riguarda la prospettiva di lavoro dei ragazzi è una questione molto più ampia, non riguarda soltanto le responsabilità di un sindaco, di un'amministrazione, riguarda anche le responsabilità di un governo regionale, e quindi diciamo qua c'è anche l'esigenza che la regione funzioni, che spende i soldi comunitari, che spende i soldi del PNRR, che faccia funzionare le imprese, che aiuti e sostenga le imprese, perché poi il lavoro, tutto, diciamo, la pubblica amministrazione ovviamente non lo può garantire per tutti. Se non funzionano le imprese, che sono quelle che poi devono assumere qualunque tipo di professionalità, dall'operaio al manager, al direttore commerciale, al direttore marketing, cioè le professionalità per poter rimanere poi e svolgere i propri compiti, non so cosa vorrei fare tu nella vita. Avvocato. L'avvocato. L'avvocato è uno di quei mestieri che si possono fare anche in queste condizioni. Anche se c'è un'ultima facoltà di giurisprudenza, perché te ne devi andare? Qua c'è una buona facoltà. Qua, dai. Perché non offrono il corso in inglese, io vorrei lavorare in ambito internazionale, non lo offrono direttamente, c'è la specialistica, però si perde più tempo. Colpite affondata immediatamente! Comunque ti posso dire una cosa, la tua scelta è una facoltà, mia figlia è avvocato, per cui diciamo ne parlo con cognizione di causa. La tua professione è una di quelle che ti consente di avere gli sbocchi
in questo momento storico. Vabbè, tu ancora ti dovrai lavorare, quindi ancora c'hai tempo, ma questo è un momento in cui la pubblica amministrazione sta tornando finalmente ad assumere dopo 20 anni di non fare assunzioni, quindi i comuni stanno ricominciando ad assumere, le aziende sanitarie provinciali, i ministeri, le università, perché il personale amministrativo non è stato più assunto negli ultimi 10, 15, 20 anni, per cui sì. Si è alzata l'età media degli impiegati, molta gente è andata in pensione, con quota 100 tanta altra gente è andata in pensione, per cui una laurea come quella tua ti apre mille prospettive nel pubblico impiego, e poi comunque un avvocato, anche se poi ovviamente dipenderà dalla branca che sceglierai, comunque a Palermo ha la possibilità di lavorare. Certo, un avvocato d'affari a Milano ovviamente ha un'ampia prospettiva, molto più ampia prospettiva di lavoro, perché Milano è il cuore pulsante dell'Europa, per cui a Milano girano aziende, è un altro mondo da questo punto di vista, non arriveremo mai ovviamente a livello di Milano, ma se partiranno tutta una serie di interventi, tra cui l'hub portuale per esempio a Palermo, che è una delle cose che ho in testa, certamente un avvocato, diciamo, troverà lavoro anche in questa città, quindi proprio la tua professione è una professione su cui io non mi sento di darti poche speranze, anzi credo di poterti anche incoraggiare. Sei soddisfatta di questa risposta? Hub portuale, incominciamo a entrare nel clou. Allora, come lo immaginiamo questo hub portuale? Guarda, io vedo che negli ultimi anni Palermo, la zona delle autorità portuali di Palermo è molto cresciuta e molto migliorata. Vedo l'attuale management delle autorità portuali molto più reattivo, partecipe alla vita della città. Vabbè, il presidente Pasqualino Monti è bravissimo. Io l'ho intervistato qua, veramente una persona super competente, veramente bravo, cioè anche si vede quello che ha fatto. Sto sfondando una porta aperta. Assolutamente, ha cambiato il volto del porto e ancora credo che ci siano molte cose da fare in progetto, in cantiere. Io credo che ci siano già, diciamo, dei cantieri aperti e delle idee che sono in fase di realizzazione importanti. Vedo finalmente un'attività da parte dell'autorità portuale significativa, visibile. Credo che ci sia ancora tant'altro da fare. Certo. Bisogna ancora di più collegare il porto con la città. Certo. Questa recinzione che c'è, che separa la città dal porto, secondo me è qualcosa che il prossimo sindaco dovrà, con il presidente dell'autorità portuale, rivedere. La città deve essere una continuazione del porto, cioè il porto deve aprirti alla città, ma senza barriere, devi entrare nel centro della città senza barriere, senza impedimenti. Quando parlo di hub, io immagino un collegamento tra Palermo e Termini Imerese che preveda tutto il traffico, per esempio merci su Termini Imerese, e Palermo come città per il turismo, soprattutto per il turismo, quindi per il crociere, il turismo e quant'altro. L'hub è in questo senso l'hub portuale della Sicilia occidentale, Palermo Termini, dove Termini diventa un grande scalo portuale per le intermodalità, per i trasporti transcontinentali, di merci ovviamente, soprattutto di merci, che entri in sinergia, ma direi anche in competizione con Gioia Tauro, perché non è normale che le merci vadano a Gioia Tauro, quando invece a Palermo, se fosse sviluppato l'hub portuale, potrebbe essere la location più, diciamo, geograficamente migliore. E Palermo dedicato soprattutto al turismo croceristico e a tutto quello che sono le attività legate al mare e la fruizione della costa. Credo che il prossimo sindaco debba dialogare di più con l'autorità portuale, soprattutto in questo momento storico in cui il presidente mi pare persona aperta e consapevole di quello che, insomma, che nei prossimi anni si dovrà fare in questa città. Altre domande? A chi tocca adesso? Di nuovo a Rosalia? Sì. Vai. Allora, a causa degli effetti ambientali, cioè dell'innalzamento delle temperature, a Palermo comunque è stata messa la ZTL per evitare le emissioni di CO2, quindi volevo sapere da lei se questo progetto sarà continuato, verrà portato avanti. Allora, io ho letto qualche giorno fa l'attuale assessore al traffico, mm-hmm. che... Non sto commentando quale dichiarazione di quale candidato, disse con le destre a Palermo verranno fatti passi indietro da un punto di vista della sostenibilità ambientale. Allora voglio rassicurare te, ma anche l'assessore Catania.
Da sindaco certamente non arretrerò un millimetro rispetto alle zone che la città, gli spazi di pedonalizzazione che la città, diciamo, in questo momento ha già, anzi se è possibile cercherò di incrementarli, perché ritengo che gli spazi destinati alla pedonalizzazione, alla mobilità, diciamo, semplice con monopattine eccetera, siano spazi guadagnati alla vivibilità e tolti all'inquinamento. Detto questo, però, riguardo alla ZTL per la via Roma, ritengo che per come è gestito in questo momento sia una follia, sia semplicemente una gabella ulteriore per i palermitani, perché quando tu entri alla ZTL non sai mai se è accesa o se è spenta, non sai mai se è attiva o se non è attiva. Se è attiva ed è in orario in cui è attiva, cioè io mi sono trovato a prendere multe con la macchina elettrica in momenti della giornata in cui teoricamente non doveva essere attiva. Allora, la ZTL ha contestato? Come? Ha contestato? Ho pagato. Che cosa contesto? La contestazione mi costa esattamente quanto la multa. Sì. Io ho la macchina verde, non ibrida, verde, soltanto, scusami, batteria. Sì, ho capito. E mi è arrivata la multa perché ero in ZTL in orario in cui non era previsto. Non l'ho contestato, ho pagato 80 euro perché tanto la contestazione mi sarebbe costata 70 euro e quindi l'ho pagata. Ma non si può gestire una ZTL, diciamo, soltanto finalizzando questa misura restrittiva a fare soldi, cioè a fare multe, perché la ZTL oggi è questo, è un meccanismo di introito per l'amministrazione comunale. La ZTL va mantenuta, ma va regolarizzata. Io penso, la sparo lì come viene in questo momento, poi è chiaro che nel momento in cui sarò sindaco la guarderò con più attenzione e stabilirò con i commercianti come valutarla. Mm-hmm. Ma a me in questo momento viene da dire, la ZTL è dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, punto, per il resto libera. Sabato e domenica libera e dopo le 20 libera, perché tu non puoi avere la ZTL che finisce alle 8, poi viene riattivata alle 22, poi smette alle 24, poi... ma come c'è impazzito, uno deve camminare con un calepino, con gli orari e con i giorni, cioè, non si può, si diventa pazzi. Allora, una regola unica, chiara, definita, che tutti sappiano, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e basta, così tutti lo sanno e stanno, che se vanno in quella zona dal lunedì al venerdì alle 8 alle 20 pagano. In altri orari non si paga, punto, chiarissimo. In questo momento è veramente un inferno. Manterrebbe la pedonalizzazione di Mondello? La pedonalizzazione di Mondello va mantenuta, però va affiancata anche da un servizio di bus navetta con dei parcheggi, perché così com'è, io corro a Mondello, per cui devo dire l'anno scorso ho goduto quando Mondello era pedonale, che correvo nel silenzio, correvo all'aria, con aria pulita, quindi chiaramente io sono, essendo un runner, sono tra quelli che vorrebbe tutta la città penalizzata, ovviamente io corro in città, a Mondello in favorita, quindi per cui per me va benissimo, però va affiancata da provvedimenti ulteriori, non basta chiudere da Valdesi a Piazza di Mondello, insomma, alla Piazza di Mondello, senza offrire contemporaneamente altri servizi, che così come non funziona. Sicuramente sì, la manterrei, ma condividerei un processo di affiancamento con altri servizi per renderlo più efficiente, più efficace e sicuramente molto meglio sopportato dai abitanti della borgata. Quindi lei è sportivo? Io sono uno sportivo, sì. Ci facciamo un po' di fatti suoi tra una domanda e l'altra? Sono uno sportivo, sono uno sportivo. Ho capito. E corre, le piace correre, abbiamo pure questa informazione su Francesco Cascio. Poi a chi tocca? A Valentina, forza! Allora, un attimo un intervento su questa cosa, appunto, sarebbe quella dei trasporti pubblici. Ora, se noi mettiamo la ZTL e dalle 8 alle 20 e le persone non riescono ad entrare in centro perché uno studente 5 euro ogni giorno, quel che sono, non se lo può permettere, dovremmo un attimo aumentare i trasporti, perché io non lo so se lei prende i mezzi, però è una follia, è pazzesca. Io a scuola, vado a scuola al Cassarà, sto in corso Caeta Fimi e mi ci vuole un'ora e mezza per arrivare a scuola, cosa che io viaggio tantissimo, ho viaggiato tanto e mi basta prendere un tram 5 minuti e arrivo, ma non andiamo lontano, anche a Milano stessa, ogni 4 minuti passa il tram, sei bella tranquillo, sei bello rilassato, invece qua a Palermo per aspettare un tram mi passa ogni 16 minuti. E io perdo il tram per 16 minuti e devo entrare a seconda ora a scuola e mi prendo le assenze.
Quindi questa cosa delle assenze, dei trasporti è un po' da vedere perché... E questo lo annoveriamo tra i disagi che tu senti di avere in questa città, per questo anche pensi di andartene? Assolutamente sì, è uno dei fattori più che mi ha fatto prendere questa decisione. Io me ne andrò in Francia, però... No, non te ne andare Valentina, non ci lasciare! No. Decisa. Basta. Non si può convincere. Quando andrai in Francia? A settembre. A vivere lì? Sì, vivere e studiare. A Tolosa. Dai, bellissimo. Però sto scherzando, ovviamente in bocca al lupo, grazie. Una bellissima avventura. Diciamo, è un trenino che collega pochissime zone di Palermo, per giunta, diciamo, cioè Corso Calatafimi con Viano Tarbartolo. Poi no, Tarbartolo devi prendere l'altra ma, cosa. Diciamo, cioè, dovrebbe collegare le zone centrali, dovrebbe far decongestionare quel traffico che è a Palermo, cioè lo sappiamo, Palermo è tra le città in cui il traffico è a livelli critici. Quindi sei anche tu d'accordo, Giuliano? Assolutamente. Cioè, senti il disagio dei mezzi? Dicevo, la mobilità è forse, non dico che è il problema principale, ma certamente uno dei più grandi temi che la prossima amministrazione dovrà valutare e affrontare, ma dobbiamo avere consapevolezza che chiaramente questo non è un problema che lo risolviamo. Cioè, la ZTL si può modulare in 24 ore, puoi decidere gli orari, i giorni, eccetera. Ma il problema della mobilità è un problema molto più lungo, nel senso che anche immaginare una linea, una nuova metropolitana o un nuovo tram o dei provvedimenti, diciamo, che modificano la circolazione da un punto di vista infrastrutturale, chiaramente necessitano di anni di intervento, quello è il problema. Sì. Vabbè, tralasciamo il fatto di aumentare i collegamenti e ampliarli, anche il fatto stesso della frequenza con i quali passano i mezzi, sì, è veramente una cosa che... fa ridere ma allo stesso tempo piangere, perché veramente da un pendolare, cioè una mia compagna che sta a Misin Mary ci impiega meno tempo ad arrivare con un solo autobus che io che sto non tanto lontana da scuola ma comunque lontana perché devo aspettare i treni, i tram che passano ogni 20 minuti, prendi ogni mezz'ora. Sì, prendo il tram, poi un altro autobus o faccio 40 minuti a piedi e preferisco quello anziché starmi 40 minuti ad aspettare l'autobus. Certo, ma tu con un autobus non riesci con un autobus della matta? No, non c'è il percorso. Non ci sono i collegamenti peggiori che io abbia mai visto a Palermo. Sì, da questo punto di vista obiettivamente hai ragione. Quindi ti è utile il tram, da questo punto di vista? Sì, nel momento in cui mi lasciano Tarbartolo e mi faccio 40 minuti a piedi ogni mattina, cioè quella è la soluzione. Tu non la prendi a Corso Calatafimi, ti lasciano Tarbartolo e poi... E poi no, Tarbartolo la faccio a piedi fino a Orione, perché sennò sarebbe prendere altri due autobus. Orione. Mamma mia! Sì, sì, infatti... Sì. E non c'è proprio un'altra alternativa? No, non c'è. Alternativa. L'alternativa è prendere la 102 che ti lascia in Via Libertà con l'incrocio di Via Libertà, poi aspettare la 731 che ti lascia l'Orione, che passa... ogni 40 minuti più o meno. Impossibile, è una vita stressante da studente a Palermo. E per questo tutti camminiamo con le macchine, con i motori, questo è perché chiaramente la mobilità, il trasporto pubblico locale non funziona, è un disastro, per cui chiaramente la gente cammina con le macchine appesantendo il traffico quotidiano. Appunto. Questo è uno dei problemi più grossi di questa città. Ma è un guaio davvero quello di Valentina? Beh, così, ha ragione. Ma non è solo di Valentina, è degli studenti palermitani. Nel tuo caso, ci sono, diciamo, alcuni percorsi che magari sono meglio serviti, no? Che sono alcuni percorsi urbani che sono serviti meglio, magari con un solo autobus o magari cambiandone due arrivi. Ma tu sei in una condizione assurda. Sì, appunto, questo volevo dire. Obiettivamente, proprio sì. Un giro veramente... Un giro tondo, esatto. A chi tocca se... Giuliano? Vado. Aspettate, ho saltato un turno. Sì, Giuliano, Valentina mi suggerisce. Okay. Allora, lei ha parlato anche di tempistiche. Perché realizzare una linea di un tram o metropolitano ovviamente ha delle tempistiche lunghissime. Ma lei nei primi giorni se dovesse salire, dovesse diventare sindaco di Palermo, nei primi giorni cosa farebbe, dato che abbiamo un dissesto economico che neanche so a quanto ammonta? Perché parlare del dissesto economico, tocchiamo questo argomento. Cioè noi rischiamo il dissesto, il default, esatto. E stiamo combattendo proprio fino all'ultimo, cioè, con manovra, lacrime e sangue. Infatti, potremmo intervenire soltanto con delle idee, cioè vedere quello che abbiamo. Come possiamo, diciamo, cambiare quello che abbiamo senza niente, perché non abbiamo dei fondi per intervenire? Ancora no. Ancora sono no. Sono sul piatto.
Ce lo dobbiamo prendere questo piatto. Eh sì, magari. Magari. Insomma, se arrivassero questi soldi sul esatto. piatto, facciamo finta che arrivano. Ma il problema principale non è se arrivassero questi soldi, il problema principale è sapere di quanto abbiamo bisogno, esatto. Perché la questione vera è i conti del comune, in che condizioni sono, perché io non li so, ma nessun palermitano li conosce. La verità vera è che nessuno di noi sa a quanto ammonta il debito di questa città, se c'è un debito, perché io non so se c'è un debito, perché a sentire, diciamo, i politici locali, il sindaco o come dire, coloro che parlano dei numeri, non c'è chiarezza. Io so soltanto che c'era un piano di riequilibrio tra virgolette concertato col Ministero dell'Economia che è saltato, non si fa più. A sua volta, su quel piano di riequilibrio, il ragioniere generale si è espresso contro, cioè il ragioniere generale, che è il custode dei conti del comune, ha dichiarato che quel piano di riequilibrio non funzionava. Allora mi domando, ma chi l'ha fatto quel piano di riequilibrio? Se non lo fa il ragioniere generale, chi lo fa il piano di riequilibrio al comune? E se è così, a che titolo lo ha fatto e trattato con il Ministero dell'Economia? Ah, boh. Il problema vero è che questa città, purtroppo, lo dicevo all'inizio, è una città allo sbando. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare prima di cominciare a mettere mano alle 100 cose su cui ci sarà bisogno di mettere mano da subito, perché poi per fortuna, avendo una squadra di assessori, si potrà cominciare non soltanto con una questione, ma aprendo 10 dossier importanti, immondizia, strade, verde urbano, cimiteri, eccetera, eccetera. Ah, ma la prima questione, la madre di tutte le battaglie, è la questione economica. Sapere chi paga le tasse, quante tasse, quanto c'è di evasione, quanto c'è di debito, quali sono i debiti delle partecipate, il bilancio del comune non è un bilancio che finisce semplicemente a quello dell'amministrazione comunale, è un bilancio a cui vanno affiancati i bilanci delle partecipate, che sono 5, quindi è un bilancio consolidato, comune e partecipate, quindi è il bilancio delle partecipate, il debito dell'AMAT è un debito del comune. Non è un debito dell'AMAT, perché l'AMAT è partecipata al 100% dal comune. Quindi quando si parla di conti pubblici bisogna guardare tutti i conti delle partecipate, perché sono partecipate al 100% dell'amministrazione comunale. Quindi la prima operazione è l'operazione verità sui conti pubblici. E questa è una cosa che si fa velocemente, diciamo, i primi giorni. Dove chi ha avuto chiarezza di quello che è il reale, diciamo, la reale situazione del comune, si chiede aiuto. Perché non c'è altra strada se non chiedere aiuto. Per questo quando io mi rivolgo alle forze politiche, della mia parte politica ovviamente, dico attenzione a quello che stiamo facendo, perché il problema non sarà vincere le elezioni, lo posso vincere io, lo può vincere un altro, cambia poco. Il problema sarà l'indomani, chi di noi andrà a parlare per salvare i conti di questa città, che è la quinta città d'Italia, non è, con tutto il rispetto, diciamo, un paesello di provincia. Dovrà andare a trattare avendo accanto a sé la politica, i partiti che dovranno sostenere. Solo meglio ci leviamo mano e lo facciamo fallire questa città, la mandiamo al commissariamento, perché questo è il problema principale. No, perché quando a volte noi giochiamo poi sulla pelle di quelli che sono i cittadini che ci dovranno votare, ma la questione più importante non è chi sarà il sindaco domani, sì, è importante ovviamente anche chi sarà il sindaco, ma è chi sosterrà il prossimo sindaco di Palermo. Una maggioranza risicatissima o una coalizione, diciamo, che ti consentirà di avere alle spalle partiti, riferimenti istituzionali alla regione, a livello centrale, che possono risollevare le sorti di questa città. E questa è la vera scommessa. È vero. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio.
Siamo tornati in studio con Francesco Cascio. Ne avrò cura, si chiama è il titolo della sua campagna, si è da poco presentato ufficialmente come candidato sindaco di Palermo. Ne avrò cura, che richiama, tra i vari slogan che abbiamo sentito, però richiama fattivamente la sua carriera di medico, perché lei negli ultimi anni è stato medico in prima linea, cioè proprio si è tolto il ruolo, i panni della politica e ha rivestito nuovamente quelli della sua professione madre, si potrebbe dire. Sì, il mio lavoro è quello, sì. Il mio lavoro. Poi ho fatto per tanti anni politica, ma da 6 anni sono tornato a fare esclusivamente quel lavoro, che poi è il mio lavoro. E poi avrà cura della città se diventerà sindaco? Ovviamente sì, ovviamente sì. È quello che vorrei. Allora, Valentina, domanda. Allora, appunto, cioè, sappiamo che lei è stato medico dei immigrati a Lampedusa e se ne è preso cura su questo punto di vista. Noi sappiamo anche che Palermo è una città che è stata sempre aperta per gli immigranti, ne abbiamo sempre ospitati senza avere tanti problemi su questo punto. Ma continuerà ad essere questo il caso? Continueremo ad ospitare e ad aprire le nostre porte a persone con meno fortuna? Ci mancherebbe altro. Cioè, Palermo, la ricchezza di Palermo è la multietnicità, la multiculturalità. La ricchezza di questa città è che abbiamo vissuto per decenni e per centinaia di anni con dominazioni straniere che hanno arricchito la nostra cultura e la nostra mentalità. Non abbiamo avuto dominazioni degli spagnoli, degli arabi, dei romani, e tutti quelli che sono venuti nei secoli hanno lasciato tracce della loro presenza qui, che vediamo camminando in giro per questa città, dai monumenti ai palazzi storici a quant'altro. Ma al di là delle tracce che hanno lasciato strutturali, hanno lasciato un patrimonio di ricchezza che sta nell'apertura, nella capacità di accoglienza dei palermitani. I meridionali in genere, ma i palermitani in particolare, perché essendo un popolo che vive sul mare, siamo abituati all'accoglienza, l'abbiamo nel DNA, per cui ovviamente con me non si potrà tornare indietro, con me sindaco intendo, non si potrà tornare indietro da questo punto di vista, perché peraltro tu hai ricordato che io mi sono occupato in questi anni della frontiera dell'immigrazione, sono il direttore dell'ospedale di Lampedusa, per cui diciamo, da anni io mi occupo in prima persona, senza delegarlo ad altri, ovviamente collaborato da tanti altri colleghi validissimi, giovanissimi e molto motivati. Ma io sono quello che i migranti li accoglie, molto spesso anche in banchina quando arrivano dal Nord Africa. Per cui diciamo, con me da questo punto di vista diciamo, sfondi una porta aperta, non soltanto perché ci credo, ma anche perché l'ho fatto e lo faccio per lavoro, per cui diciamo, diventa veramente per me impossibile avere un altro tipo di approccio. Quindi rispetto lei... alla multiculturalità, alla ricchezza che viene dagli altri. Quindi lei avrebbe fatto attraccare Open Arms al posto di Salvini? La questione là dell'Open Arms è una questione che non ha più avuto i contorni della questione umanitaria. Là si è giocata una partita politica, soltanto politica. Ricordo in quei giorni ci andavano di mezzo le persone. Eh sì, alla fine, come spesso accade per la politica, c'erano di mezzo le persone, ma possono essere italiani o africani, cambia poco. Cioè, quando poi la politica decide di alzare i toni e di esacerbare, come dire, gli animi, non guarda il colore della pelle, può essere palermitano, può essere tunisino, non cambia nulla. In quel momento storico si è, proprio durante i giorni dell'Open Arms, io lo so perché ero a Lampedusa, per cui io poi l'ho sbarcato io, gli uomini, le donne, i bambini che c'erano sull'Open Arms, mezzanotte del 14 agosto, l'ho sbarcato io, per cui so perfettamente come andare le cose. Okay. Là si è giocata una questione, lei è caduto il governo Conte 1, il primo governo Conte, è caduto la notte dello sbarco dell'Open Arms, per cui quella questione non è stata gestita con un, come dire, con un piglio umanitario, è stata gestita dalla politica per causare uno scontro politico che ha fatto cadere un governo e ne ha fatto nascere un secondo, un altro, di colore opposto. Per cui diciamo, sulla pelle di quegli uomini, di quelle donne, di quei bambini, che io ho visitato personalmente insieme ad altri 5 colleghi che sono venuti da Palermo, si è scatenata una guerra che era tutta politica, aveva niente a che fare con la capacità innata che l'Italia ha di affrontare le emergenze umanitarie, perché giornalmente lo facciamo, non perché, perché dopo quella vicenda, accaduto quel governo, poi non si è più parlato diciamo, di questioni in quei termini, ma se ne è parlato sempre in termini di accoglienza e di capacità di integrazione. Lei ha dichiarato di essere un uomo cambiato, più tollerante, perché? Più resiliente, sì.
Allora cambierebbe il termine, perché stavo per farle un'altra domanda. Da sindaco di Palermo sarebbe tollerante o intollerante? Rispetto a cosa? Rispetto a tutto. A tutto. Guarda, se fossi intollerante non ci avrei messo mano proprio, cioè sarei rimasto a fare il medico. Ovviamente sono più tollerante, però io ci sono delle cose che tollero, ci sono delle cose che non riesco a tollerare, perché la mia tolleranza è in virtù della mia capacità di resilienza. Cioè io sono più tollerante con me stesso, riesco a assorbire meglio i colpi, le botte, ho meno angolature, sono più morbido rispetto al passato. Quindi resiliente, appunto. Assolutamente sì. Resiliente, ma sono intollerante nei confronti dell'inciviltà, quello purtroppo non lo posso superare. Mm-hmm. Cioè l'inciviltà, da noi parli in Italia, è una cosa che non mi renderà mai tollerante. Mm-hmm. Cioè se noi chiediamo una città pulita, non riesco tolleranza a capire come dovevi tollerare chi butta l'immondizia dalla macchia. Il sindaco ormai secondo me ha il ruolo di dover fare riamare la propria città, perché i palermitani sono diciamo ormai disamorati della propria città, e quindi bisogna far riacquisire quel senso civico che ormai nei cittadini è perduto. È così. Infatti l'intolleranza deve tenere conto di questo presupposto, che il cittadino è abituato a vedere le città in queste condizioni, quindi se ne frega. Esatto. Se noi riusciamo a trasferire nella testa della gente, invece, che è cambiato l'atteggiamento, adesso ci sono delle sentinelle che giornalmente vigilano sul decoro di questa città, e spieghiamo che molto dipende da loro, lo dicevo ieri in conferenza stampa, la cura di una città, di un paziente, dipende da due elementi, la capacità del medico e la capacità del paziente di seguire le istruzioni del medico. Lo stesso vale per la pubblica amministrazione. Mm-hmm. Il medico può essere bravissimo, ma se ti prescrive il farmaco giusto, ma se il paziente quel farmaco poi non lo prende, la cura non può funzionare mai. La cura della città deve avere due protagonisti, il medico e il paziente. Il medico è il sindaco, l'amministrazione attiva, non il sindaco, l'amministrazione attiva. Il paziente sono i cittadini. Se il paziente non seguono quello che chiede il medico, c'è poco da fare. Può essere anche il primo Nobel per la medicina, non ci sarà mai niente da fare. Siamo in conclusione, grazie mille. Allora, comunicazione di servizio. Saluto Franca Reina da Cammarata e la sua nipotina Cricri, che è una bambina bellissima e dolcissima. Poi, mi raccomando, seguiteci sulla pagina Instagram del Salotto di Licia Raimondi, seguite anche TRM Web sui social, su Facebook. Comunicazioni di servizio finite, saluto gli ospiti, saluto il candidato sindaco Francesco Cascio, in bocca al lupo. Crepi il lupo, a presto. A presto, Rosalia Armetta. Grazie. Giuliano Settimo. Grazie, Licia. E Valentina Currieri. Grazie. Saluto Daniela Crimi, la dirigente scolastica del liceo Ninni Cassarà. Salutano anche le studentesse, ovviamente. Dal Salotto di Licia è tutto, alla prossima, ciao ciao! Il Salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Vetra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio.